Bella guys, voglio ricordarvi che se volete supportarmi, Negozio Oggetti supporta un creatore con il codice FORTU, accettate, da ora ogni acquisto che farete vi darà un piccolo supporto. Grazie a tutti. Ciao a tutti ragazzi, qui è Fortimer che parla, benvenuti in un nuovo video su Fortnite. Oggi ragazzi, video leggermente diverso dal solito, l'avete letto dal titolo, La fine di Fortnite. Beh, titolo un po' particolare, vi spiego subito perché. Sapete tutti che domenica, io ora non so quando uscirà questo video, domenica verrà pubblicato il capitolo 2 di Fortnite. Fortnite Season 11, capitolo 2. Ragazzi, allora, vi lascio un gameplay di sottofondo. Non so se che partita vi lascerò, se un estratto live, se una partita che ho registrato io, non ne ho idea, non so come strutturerò questo video, però mo starete vedendo io che gioco in qualche modo. Così giusto per avere un po' di movimento mentre parliamo. Allora, vi invito da ora a iscrivervi al canale se non siete già iscritti, ad attivare la campanellina per non perdervi le live che facciamo praticamente ogni giorno e i prossimi video. E inoltre, se volete ragazzi, sempre codice creatore Fortu all'interno del negozio, inserite tutto scritto piccolo Fortu e niente, fatelo e shoppate il pass battaglia 11 con il mio codice. Quindi ragazzi, cosa stavamo dicendo? Fortnite stagione 2, o meglio, capitolo 2. Di recente è stato anche pubblicato, mi pare proprio da Ninja sul profilo Instagram, questo poster di Fortnite capitolo 2, ragazzi. Allora, parliamone. Di recente sarà stata annunciata questa stagione 11, ok, l'ennesima stagione di Fortnite, ci sta, tutto figo, tutto bello, nuova stagione, nuove cose, nuove skin, nuove armi, eccetera, ok. Ci sta un problema, che sono passati circa 2 anni dall'inizio di Fortnite e credo che la Epic Games abbia sentito la necessità di creare quello che a parer mio è un Fortnite 2, ragazzi, un sequel di Fortnite. Vi spiego cosa intendo. Vi spiego, ragazzi. Allora, noi siamo abituati a vedere cosa? Call of Duty 1, ok? Poi seguito Call of Duty 2. Due dischi, due copie digitali, due cose diverse. Con Fortnite la cosa non ha senso, ragazzi, perché Fortnite cambia di settimana in settimana. È un nuovo gioco che ha sempre modifiche. Di conseguenza, creare un Fortnite 2, cioè un nuovo contenuto digitale, un gioco a parte, non avrebbe senso. Quindi cosa ha fatto l'Epic Games a parere mio? Vuole creare un Fortnite 2? Un sequel? Bene, prende il file di Fortnite originale e cambia completamente tutto. Perché, ragazzi, da quanto si è capito dai leaks, da tutte le scoperte che sono state fatte, dai dataminers, probabilmente ci sarà una nuova mappa, completamente diversa nu dalla nuova. Credo che le armi resteranno le stesse, ma c'è una nuova mappa. Cioè, ragazzi, capite? Cioè, noi non vedremo più pinacoli pendenti, sponde del saccheggio, crocevia del cerpame, Tomato Town, Salty Springs, rifugio ritirato. Cioè, capite, ragazzi, cosa sta per succedere su Fortnite? Veramente sta per cambiare tutto come l'abbiamo sempre visto. Cioè, il nostro Fortnite cambierà completamente, veramente si creerà un Fortnite 2. Quindi l'Epic Games veramente è come se stesse annunciando e stesse pubblicando un sequel di Fortnite. Perché ne ha sentito evidentemente la necessità di rinnovarsi una volta per tutte in maniera definitiva e l'ha fatto, ragazzi. E io credo che stavolta, a differenza delle vecchie season, veramente ci sarà un boom di Fortnite di nuovo proprio per questa cosa che è successa. Molte persone dicono ormai Fortnite è un gioco morto, è sempre lo stesso, c'è gente ancora che gioca a Fortnite. Una delle frasi che veramente mi fa più stizzare, perché se c'è qualche deficiente che non gioca a Fortnite e dice c'è ancora gente che gioca a Fortnite, beh bro, sei semplicemente un ignorante chiuso mentalmente che crede di essere il centro del mondo. Ti assicuro che il singolo non conta niente, quindi tu non conti niente, ma chi conta davvero è la massa che gioca ancora a Fortnite, giusto per più vedere un po' la bocca a qualche mocciosetto. E ragazzi, il fatto che sia stato annunciato praticamente un Fortnite 2 è veramente figo. Cioè, a me eccita un sacco riavere magari l'emozione di giocare come le primissime volte. Ovviamente, con giocare come le primissime volte è un po' un parolone, perché ai tempi era la community diversa, era il modo di giocare diverso. Fare i 90 era qualcosa che tu lo vedevi, dicevi vabbè, questa cosa non la potrò mai fare in vita mia, mentre oggi se non sai fare un 90 credo che schioppi nel giro di 3 secondi. Sarà diverso, non sarà un nuovo inizio come l'abbiamo sempre avuto, ormai i tempi passati sono passati, ma ho la stessa sensazione di eccitazione nel rigiocare a Fortnite. Nel frattempo fuori casa mia stanno sfondando qualcosa, non lo so quando registro, ovviamente fanno queste cose, stanno trapanando il centro della terra e hanno poi fatto un po' sta cosa strana del matchmaking con i bot per cercare di equilibrare un po' i livelli, per joinare persone meno brave con persone meno brave, persone più brave con persone più brave, vedremo. Vedremo tutto, ragazzi, come si svilupperà. Io ripeto, mi fido ciecamente di Epic Games, quindi
vediamo. E niente ragazzi, io quindi vi lascio il gameplay sperando di stare azzeccando una bella partita. Vi ricordo ancora di iscrivervi al canale se non siete già iscritti e attivare la campanellina, così non vi perderete le live giornaliere che facciamo, i prossimi video che arriveranno su Fortnite, ed inserire all'interno del negozio il codice creatore Fortu, tutto scritto piccolo, con il quale spero comprerete il pass battaglia. Inoltre ragazzi, vi ricordo che per chiunque userà il mio codice creatore Fortu, tutto scritto piccolo, per fare degli acquisti in generale in game, se fate una storia su Instagram in cui appunto fate il video di un acquisto col mio codice, io vi riposto sul mio profilo ufficiale Instagram. Quindi questo è quanto ragazzi, e intanto io vi lascio la partita. C'è uno scar normale lui. Ok. Give me that, bro. Grazie. Ho un tizio davanti e un cecchino sulla sinistra. Ok. Io non ho visitato località con un nome. Cioè, questa è la quinta località che vivo. Ma è possibile che vado sempre nelle stesse zone, ragazzi? Cioè, faccio sempre le stesse zone. Incredibile. C'ho proprio l'abitudine. Ah. Ma che cazzo? Perché mi spara? Questo è un falò attivo. Ah no, sulle torce. Non devo giocare come se sono da solo, perché non sono da solo. Non devo giocare come se stessi facendo un 1 vs 1. Fortu, non giocare come se stessi facendo un 1 vs 1, che non lo stai facendo. Per piacere. Sai dov'è? Te lo puoi mirare una bomba. L'unico problema è che sta ancora in safe. Te sta a mirare con un fucile, no? Non è un fucile di precisione, vabbè. Ma oh, bravo raga, mi sono troppo esposto. Cavolo sta a fa. Calmi tutti. Ragioniamo con logica. Lui si è praticamente fatto da capo. Questa roba di cazzo, tipo. Ok, numero a due cifre raggiunto. Restano poche le kill che possiamo fare, ma... Oh, cavolo. Come cavolo sto... Picchiatemi, forte, per piacere. Ah, se avessi io le bouncer quanto mi divertirei. Ti sei fatto male a papà, sì? Io mi sono fatto sicuramente male. Scusatemi che la potenza si è bloccata in culo. Quindi ragazzi, questo era il video, spero che vi sia piaciuto. Ho fatto già delle considerazioni, quindi non me le rimetto qui a rifare. Volevo semplicemente salutarvi, dirvi che domani saremo in live per l'evento. Credo che saremo in live per l'evento. Mi raccomando, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, altrimenti vi perderete la nostra live. E niente ragazzi, quindi ancora vediamo cosa ci riserva Fortnite. Ancora una volta, ancora qui dopo 2 anni.
E niente ragazzi, lasciate un like, lasciate un commento per dirvi cosa ne pensate invece voi di questa stagione 11 di questo Fortnite capitolo 2. Seguitemi su Instagram se non l'avete ancora fatto, c'è il link in descrizione alla pagina per arrivarci più velocemente. E allora ragazzi, ci si becca domani, ciao!